I'm feeling high. Iniziamo subitissimo con l'applicazione del fondotinta. Davvero non vedevo l'ora di registrare questo video perché io amo questo fondotinta, è diventato il fondotinta preferito del periodo. Tra l'altro è una novità della Spring Collection di NARS. Questo è il Natural Radiant Longwear Foundation e quello che utilizzerò è nella tonalità Mont Blanc. Infatti è una tra le più chiare, ci sono 33 colorazioni veramente per tutti i colori di incarnato. E inizierei subito la stesura perché non vedo l'ora di farvi vedere, iniziare con metà faccia, l'applicazione e com'è poi la resa del prodotto comparandolo appunto con viso struccato e viso truccato. Allora, agitiamo bene il prodotto, io lo applico con il pennello ma appunto poi come volete potete applicarlo anche con la spugnetta. Ho fatto più o meno 3 pigiate, quindi inizio con l'applicazione, io inizio con movimenti circolari in questo modo e guardate già la coprenza, guardatelo, è qualcosa di fenomenale. Tra l'altro questo fondotinta è un fondotinta a lunga tenuta, dalle prestazioni super iper elevate e si vede, cioè vi confermo davvero tutto quanto. Sembra una seconda pelle, infatti quando lo applico mi dura fino a 16 ore e mi dura tutta la giornata. La cosa bella di questo fondo è che non lo sento, sembra di non avere su fondotinta. Tra l'altro gli estratti di questo fondo sono di mela, anguria e lampone, proprio quando vogliamo fare le healthy anche con il make up, no? Guardate già solo così, non l'ho ancora finito di sfumare, quanto è perfetto. Io, sapete, ne ho provati tanti di fondotinta e per dirvi proprio e per farvi un video dove ve ne parlo, dato che me l'avete appunto richiesto, dove lo idolatro così tanto, è perché mi piace tantissimo, lo sto usando tutti i giorni. Non mi crea nessun tipo di difficoltà, questo qua rimane veramente come quando lo applicate la prima volta, cioè io lo applico la mattina, esco, faccio tutto il tram tram di robe, comunque fa freddissimo, entro in locali caldissimi, di solito mi succedeva che andava nelle pieghette, anche nelle rughette di espressione o si iniziava a dividere. Questo non lo fisso, tra l'altro, c'è da dire anche questo, perché io avendo una pelle molto secca non vado a fissare i fondotinta a meno che non sono molto molto sheer. E grazie a questi estratti che vi dicevo di lampone, mela e anguria, di ora in ora perfeziona l'incarnato perché si adegua alle fibre della pelle, quindi ai movimenti che facciamo con la pelle, con il viso, quindi come vi dicevo le rughe d'espressione, tutte queste cose qui che giornalmente appunto ridendo, magari stando comunque anche così, si creano tutte queste righette e questo fondotinta rimane lì dove l'avete piazzato, è una cosa favolosa. Non c'è neanche bisogno del correttore, ad essere sincera, perché io utilizzo pochissimo correttore solitamente in questa zona per spegnere il grigiore delle mie occhiaie, ma sta levigando da solo tutti i pori, ho solo messo una base di primer per andare a idratare comunque il mio viso che è molto secco, ma non ho bisogno di nient'altro, è qualcosa di bellissimo, non vedevo veramente l'ora, intanto mi chiedevate Gloria ti prego fai il video perché io volevo comprarlo, andatelo a provare, come vi dico sempre swatchate le diverse tonalità perché come ho detto prima ci sono 33 tonalità quindi per tutti i tipi di incarnato, swatchatelo, fatevelo provare e trovate il vostro colore, poi mi direte davvero, fatemi sapere se tra l'altro voi l'avete utilizzato, se vi trovate bene, se lo conoscete e se lo comprerete, come vi state trovando perché sono proprio curiosa e che tipo di pelle avete perché è molto importante questa cosa, sulla mia pelle si comporta in un modo pazzesco, questo è il prima e il dopo, quindi direi di stenderlo anche dall'altra parte, ne basta veramente poco, anzi io ne sto usando forse un pelo di più di quanto ne uso di solito, lo sto sfruttando tantissimo, lo uso tutti i giorni, tra l'altro ci sono all'interno 30 ml di prodotto, poi guardate la confezione è di vetro, bellissima, e l'erogatore è comodissimo perché potete direttamente stendere il fondotinta, cioè applicare il fondotinta dall'erogatore oppure sulla spugnetta o un eventuale pennello così, no? È molto, molto comoda questa cosa perché non si va neanche a infettare il prodotto. Cosa che mi piace inoltre, che ho potuto constatare in questi diversi giorni di prova, più lo scaldo più diventa bello, mentre mi è capitato di scaldare, di lavorare diversi fondotinta che mi facevano l'effetto contrario, quindi magari dovevo toccarli poco, mentre questo è una caratteristica che mi è piaciuta fin da subito. Io poi sapete, adoro NARS, è stato anche qui uno dei brand che ho acquistato da quando ho iniziato la mia vita qua sul web, vedevo tutte le americane che utilizzavano NARS, tutte le youtuber e me ne ero innamorata, acquisti folli con mia madre. La cosa bella è che oggi non faremo solo prova del fondotinta, quindi spero di avervi veramente detto
quello che c'è da dire su questo fondotinta, anche se in realtà, raga, parla da sé. Proviamo insieme tanti altri prodotti che mi hanno mandato. Io sono veramente super super felice, ringrazio il brand tantissimo di cuore, grazie veramente tanto. La cosa bella è che ero veramente 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 curiosa di provare i loro correttori, che ho sempre visto anche qui nei video di altri youtuber. La coprenza di questi correttori, rimanevo tipo... Utilizzerò questa qua, che è la Light 2.6. Spegne il grigiore delle mie occhiaie, perché come vedete è un po' aranciata. Ora lo vado a stendere con la spugnetta per vedere proprio come si comporta. Oh mio Dio, questa è la prima volta che lo provo, perché volevo aspettare questo video per provarlo con voi. Fantastico. Lo applico ancora un po' qua per neutralizzare questa parte dove ho l'osso. Avendo la pelle molto sottile sotto le occhiaie, si intravede un po' l'osso, quindi si vede questa ombreggiatura. Vado a coprirle di nuovo, illuminandole di nuovo col fondotinta. Ditemi se non è un effetto super iper levigato. Non lo vado a fissare perché è molto corposo, iperpigmentato. Anche il fondotinta, sono prodotti veramente super iperpigmentati, infatti la coprenza, come vi dicevo, è medio alta di entrambi i prodotti, quindi non lo vado a fissare, sia perché le occhiaie molto secche e quindi mi farebbero le rughe, e sia perché voglio vedere con voi come si comporta durante tutti questi movimenti facciali. E andremo a fare un'altra cosa bellissima. Non mi hanno solo mandato queste cose, ma ho ricevuto anche lei, la palette Wanted. È fatta in questo modo, è veramente stupendo il pack. Guardate com'è, tipo beep quando mettono le censure, no? L'occhio censurato della serie scopri cosa puoi fare con questa palette. Lo specchio, guardate gli ombretti al suo interno. Abbiamo degli opachi e degli shimmer con duochrome. Questi qua sono duochrome perché vedo anche che ha delle pagliuzze riflettenti fucsia. Ma questo qua è qualcosa di spettacolare. Con un pennello da sfumatura vado a realizzare un'ombreggiatura in questa zona qua, quindi nella piega dell'occhio. Utilizzo il colore più chiaro, questo biscotto qui, per poi utilizzare anche quest'altro. È la prima volta che provo ombretti NARS e, come vi dicevo, sono super curiosa. Questa la porto con me a Bologna. Allora, volevo fare un trucco naturale perché sono ispirata un po' ai look della pagina Instagram di NARS. Che qualcosa... Non cadere, concealer. Stop! Cioè, veramente, fa delle foto... Hanno delle foto pazzesche che, ok, manco se compro la videocamera più figa di sto mondo riesco a fare le loro foto. Ma mi sono ispirata a questa immagine di questa ragazza con i capelli ginger, molto naturale sugli occhi, e queste lentiggini ovviamente naturali. Quindi disegnerò con voi, insieme a voi, con questo ombretto color biscotto, le lentiggini. Vado a fissare e a schiarire questa zona qui utilizzando l'ombretto più chiaro, che è un matte, è un color vaniglia. Mi intimidisco tantissimo quando faccio questi video dove vi racconto le mie impressioni o dove provo nuovi prodotti, perché mi sento sempre un po' pro, no? È una cosa bellissima, mi sento... Poi ci siete voi che mi supportate tantissimo, vi fidate tanto del mio parere, del mio giudizio, e io vi ringrazio veramente tanto, tanto, tanto. Sono contenta che ogni prodotto che mi piace e che vi consiglio, poi lo andate ad acquistare, mi mandate i direct, i DM o le mail dove mi dite: oh mio Dio, grazie Gloria, grazie a te sto usando questo fondotinta o questo correttore o questo ombretto, è la vita. Cioè, è una cosa meravigliosa, super appagante, perché vuol dire che vi fidate di me in primis e che le cose che piacciono a me piacciono anche a voi. Una sorellanza, fratellanza, riccanza, ombrettanza, tongi, patongi. Vado a fare un eyeliner con l'ombretto, quindi vado ad allungarmi l'occhio con quest'altro colore qui più scuro che vedete qui, che è un marrone molto intenso, un color caffè, definirei color caffè, con un pennello a penna. Vado a fare questo giochetto qua e vado a portarlo all'esterno, quindi vado proprio ad intensificare anche la parte inferiore, quindi vado già in questa zona. Dato che ho ricevuto anche questo prodotto, che è un Velvet Shadow Stick nella tonalità Galis, spero di averlo pronunciato bene. Come vedete dal tappino si nota già il colore. Dovrebbe essere un argento scuro. Pensavo di metterlo però verso la fine, perché adesso voglio utilizzare quello più chiaro qua. Quindi vado a prendere il correttore, questo qua, che è il Light 206, un po' sulla mano. Vado a fare questa cosa qui. Mi sta piacendo un sacco il fatto di cancellare gli ombretti con il correttore per poter appiazzarci sopra un altro ombretto. Sapete quando vi truccate sempre allo stesso modo perché vi piace e non cambiate più? Quale uso? Dai, andiamo sul chiaro. Utilizziamo questo rosa super super chiaro, e secondo me col dito è ancora meglio. Quindi lo picchietto e poi lo sfumo. Oh wow! Oh,
Glass Gold. La vado ad utilizzare sotto, da questo punto qua, fino a metà occhio, per lasciare la profondità del color caffè applicato prima. Io direi di applicare mascara e ciglia finte, ci vediamo tra poco. Ed ecco qui con l'applicazione delle ciglia finte. Il look era già bellissimo anche solo col mascara, potete ovviamente decidere, ma quando faccio questi look mi piace sempre mettere, quando faccio anche il tutorial con voi, ultimamente mi piace mettere anche le ciglia finte, quindi questo è il look. Prima di fare le lentiggini con appunto l'ombretto della palette Wanted, volevo utilizzare anche un altro prodotto che mi hanno mandato, sia il blush. Questo qui è nella tonalità Hot in Roof. Essendo liquido è meglio agitare sempre i prodotti. Wow, è liquidissimo, quindi lo vado a sfumare. Che roba strana! Lo vado a sfumare bene col pennello. Oh, mi sono fatta male. Per poi applicare in questo modo. Che bello! Sono felice. Queste sono le cose per cui sono felice. E utilizzo inizialmente questo color biscotto più scuro per vedere come escono le mie lentiggini. Inizio a picchiettare con molta molta pazienza il viso e vado a fare alcune macchie un po' grosse, altre un po' più piccole. Potete o picchiettarle in questo modo, andate anche a fare copia e incolla col dito, no? Perché essendo comunque ombretto andate a portarlo anche in giro, gli stessi puntini, per renderlo più naturale possibile. I prodotti che vi voglio far vedere, che mi hanno mandato anche qui, sono queste tonalità di rossetti. Questi qua sono i lip cover e abbiamo Embrasse-moi, Summer Fire, Hellgate e Under Arrest. Sono liquidi come vedete, ma sono pigmentati e rimangono idratanti sulle labbra. Questo era Under Arrest, poi abbiamo questo qui che è Hellgate, ve lo swatcho sul labbro inferiore. No raga, io so che uso questo. Proviamo Summer Fire, che è un rosa, molto bello con questo look, infatti è molto bambolina. E swatchiamo per ultimo Embrasse-moi. Però mi sa che vado sul naturale, perché secondo me ci sta con questo look. Ce lo vedo tantissimo, avendo applicato anche quell'ombretto della palette Wanted Rose Gold, insomma, secondo me richiama tantissimo il look e queste lentiggini. Fatemi sapere se vi piace, perché a me piace tantissimo, direi di finirla qui, mi piace veramente tanto. Spero di avervi dato appunto delle informazioni in più, un po' più tecniche, per capire che cos'è questo fondotinta, che cos'ha e strutturare un po' in modo migliore questo video. Se così fosse, appunto, se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like per supportare il mio canale e io ringrazio di nuovo tantissimo Nars, ringrazio voi per la visione di questo video. Niente, sono molto contenta ed emozionata, quindi vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!